pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Alla fine Elly Schlein, segretaria del PD, annunciò la firma dei referendum della CGIL per l'abolizione del Jobs Act, la vecchia riforma del lavoro cara a Matteo Renzi. Ho già detto che molti del PD firmeranno, così come altri non lo faranno. Io mi metto tra coloro che lo faranno. Non potrei far diversamente, visto che è un punto qualificante della mozione con cui ho vinto le primarie l'anno scorso, ha spiegato un paio di giorni fa la leader dei Democratici, che nel 2015 lasciò il PD guidato allora da Matteo Renzi proprio per via del Jobs Act. Me ne vado anch'io, insieme a Civati. È troppo tempo che non mi riconosco più in nulla di quello che fa questo governo, disse l'allora eurodeputata Schlein nel maggio 2015. Vale la pena di lottare dentro al partito finché c'è il partito, ma io temo che il partito non esista più e si sia trasformato in un'altra cosa, molto diversa da quella a cui avevamo entusiasticamente aderito e da ciò che era nato per essere perno della sinistra che vogliamo, disse ancora Schlein. Fra le candidature pacifiste alle europee, da Marco Tarquinio a Cecilia Strada e la firma sui referendum anti-Jobs Act, sta dunque per cambiare il volto pubblico del Partito Democratico, con buona pace di quei riformisti rimasti nel PD e che forse faticano a sentirsi a casa perché sul Jobs Act, per esempio, hanno un giudizio differente, pur tenendo conto degli errori commessi da Renzi. Con grande lucidità e onestà intellettuale, Tommaso Nannicini una volta mi ha spiegato, per il libro che ho pubblicato l'anno scorso con La Terza, quale PD, il senso del Jobs Act. Rileggendo quelle pagine si capisce che la questione sia un po' diversa da come la mettono Schlein e i suoi. Il Jobs Act, mi spiegò Nannicini, è fatto di 8 decreti. Alcune cose hanno funzionato, altre no, come capita con tutte le riforme complesse. Chi dice che ha creato 1 milione di posti di lavoro dice una scemenza, chi dice che ha distrutto i diritti dei lavoratori dice un'altra scemenza. Chi parla così in entrambi i casi non è interessato ai diritti di chi lavora. È una discussione sul niente fatta da entrambe le parti per nascondere un impressionante vuoto di idee. Il Jobs Act è una riforma ampia, luce e ombre, bisognerebbe parlarne in questi termini, non buttarla in vacca. Durante la fiducia al governo Meloni ben 6 parlamentari hanno citato il Jobs Act, per non dire di quanto ne hanno parlato in campagna elettorale Letta e Renzi, facendosi male da solo il primo. Un teatrino ridicolo. Sul Jobs Act, mi disse ancora Nannicini, c'è un pregiudizio ideologico. Poi, per carità, l'errore l'ha fatto per primo il governo di cui ho fatto parte. L'articolo 18 l'avevano già cambiato Monti e Fornero, non c'era bisogno di enfatizzare tanto il tema, ma a un certo punto Renzi decide di usarlo come un simbolo. Il Jobs Act, in fondo, è una riforma Gorbaciov, amata all'estero e odiata in patria. E perché? Perché era pensata per essere venduta all'estero. Doveva convincere la Merkel a darci i soldi della flessibilità per gli 80 euro. L'idea era appunto di far arrabbiare i sindacati e far tornare gli investitori internazionali. Serviva il Presidente del Consiglio, giusto come simbolo, come feticcio ideologico. È stato un errore toccarlo in quel modo senza dialogare con i sindacati, ma nella riforma c'era tanta altra roba positiva. Poi, per carità, sul resto abbiamo fatto troppo poco. Abbiamo messo pochi soldi sulle politiche attive e gli ammortizzatori sociali. Ci abbiamo investito poco perché l'obiettivo era appunto un altro. Ma la direzione di quegli interventi era e resta giusta. Una delle più grandi scemenze che circolano è che il Jobs Act ha creato contratti precari. Cavolo, è esattamente il contrario. Dopo le riforme precedenti, dalla Treu alla Biagi, che puntavano tutto sui contratti flessibili, era la prima volta che si provava a stringere il precariato, abolendo i CoCoPro e stringendo le false partite IVA, con una norma che a Torino hanno usato anche i riders per avere più diritti. Poi anche lì avremmo dovuto fare di più, mi disse ancora Nannicini, per esempio tornando indietro rispetto al decreto Poletti, che liberalizzava i contratti a tempo determinato, e col Jobs Act non c'entrava niente. Ci abbiamo pensato, avremmo voluto farlo, ma poi ha prevalso la paura di ridurre l'occupazione in una fase ancora difficile per la nostra economia. Così parlò insomma Nannicini l'anno scorso, parole che mi sembrano molto attuali anche oggi. Ho la vaghissima impressione che nella campagna elettorale del PD non mancherà il fuoco amico fra il nuovo PD e il vecchio PD. Vedremo come andrà a finire. Ciao, le pecore elettriche tornano domani!